Più di 1000 concorrenti per la 5 giorni d'Italia di orienteering ad Auronza di Cadore, Lago di Misurina, Valgrande e Padola in provincia di Belluno. Siamo dunque in Veneto, la manifestazione promossa dal comitato organizzatore Five Days Italy con il sostegno e la collaborazione delle amministrazioni di Auronzo, come Comerico Superiore, dal consorzio delle Dolomiti della provincia di Belluno, si presenta ovviamente come un grande evento con ben 34 nazioni al via e quasi 7000 partenti nell'arco di tutta la settimana di gare. La 5 giorni si propone come appuntamento di grande interesse per il territorio in questione. Ben trovati da Gianfranco Benicasa e da Pietro Ilarietti. Buongiorno a tutti, ben trovati con l'orienteering. Oggi ci prepariamo a vivere quella che sarà poi una settimana intensa. Beh, che dire, come lo vedete anche voi, scenari bellissimi e poi da un punto di vista tecnico tanto tanto contenuto, ma andiamo a viverlo insieme. Assolutamente, le Dolomiti chiaramente patrimonio dell'umanità proprio nel 10° anniversario dall'intitolazione UNESCO, quindi sicuramente anche un traguardo importante da questo punto di vista per quanto riguarda la valorizzazione del territorio. Davvero immagini suggestive e bellissime, ma andiamo subito a sentire le voci dei protagonisti e poi entriamo nel vivo. Tatiana Paesdecker, sindaco di Auronzo, e Raffaella De Montenuto, vice sindaco di Comelico, sono il volto di questo territorio. Auronzo di Cadore è il paese delle Tre Cime di Lavaredo, è il paese dei Tre Laghi, il lago di Santa Caterina, di Misurina e Lago Antorno, e si trova proprio nel cuore delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO, che quest'anno tra l'altro celebrano il 10° anniversario della loro intitolazione. E adesso appunto l'orienteering, quindi è uno sport che si abbina perfettamente con la nostra natura, con il nostro territorio, e nel 2023 ospiteremo i mondiali di canoa junior e under 23. E nel Comelico la sinergia è continua con Auronzo. Sì, abbiamo deciso di unirci per questa bellissima sinergia, per creare questa manifestazione in questi due paesaggi stupendi che accolgono le Dolomiti più belle del mondo. Il Comelico è un po' meno conosciuto, sono piccole 4 frazioni. La nostra particolarità è che accoglie tantissime persone è il Carnevale, che è una caratteristica unica da visitare nel periodo appunto del Carnevale, dove accogliamo i turisti che scoprono una piccola parte, una piccola perla del nostro territorio vissuto in piccole caratteristiche uniche. Allora, in attesa del Carnevale del Comelico, vediamo di entrare nel merito di questa 5 giorni, di questo importante appuntamento per l'orientamento di casa nostra e per tutto il movimento azzurro, visto che al via, come dicevamo, ci sono anche tanti big internazionali, Pietro. Sì, tanti big. Partiamo subito con quello che è il nostro osservato speciale, Riccardo Scalet. Lui è il numero uno del movimento italiano. Seguiremo in particolare lui, Sebastian Inders, che è un altro azzurro del Park World Tour Italia. In questo caso invece poi tra le donne, oltre alle campionesse come vediamo qua, Lotte Marcus, giovanissima danese che lotta anche per la classifica finale, un occhio particolare alla nostra Anna Caglio, che è l'italiana in gara nella categoria Elite. Questa è invece Heidi Östlid, Fredrikstad Ski Club, campionessa del mondo con la staffetta nel 2013, è una norvegese molto forte, anche lei sicuramente osservata speciale, tanti gli stranieri, no? Vediamo anche dalla grafica che sono venuti qui nella zona di Auronzo, Lago di Misurina e Comelico per prendere parte a questa 5 giorni. Sì, sono oltre il 90% dei partecipanti, provengono prevalentemente dal nord Europa, che poi è un mercato che anche a questa parte del Cadore piace molto, quindi c'è una grande attenzione e a questo mercato, e l'evento come la della 5 giorni si sposa a pieno per il raggiungimento di quell'obiettivo. E intanto questa prova si sviluppa nel centro storico di Auronzo, è stata tracciata da Elia Vettorelle ed è sicuramente molto molto veloce. Anche qui i concorrenti devono transitare dai 27 punti di controllo nell'ordine prestabilito. Anna Caglio, eccola qui, già in chiusura. Sì, brillante, secondo posto per lei, è un'atleta velocissima, l'abbiamo vista più volte quest'anno in evidenza, fa ancora un po' fatica nel bosco, ma arriva il grande leader del movimento italiano e di oggi è primo, è Riccardo Scalet, che vince davanti a Sebastian Inders.
Eccola qua allora la classifica di giornata. Victor Larsson sale sul terzo gradino del podio e poi l'azzurra Anacaglio, che abbiamo visto prima al traguardo, seconda piazza di prestigio alle spalle della svedese Elise Hugosson, che ha chiuso in 25.34. Intanto qui inquadrate le delegazioni, le varie delegazioni con tanto di bandiere che hanno preso parte a questa splendida 5 giorni di orientamento ad Auronzo di Cadore nel Bellunese, quindi in Veneto. Abbiamo visto le bellissime Dolomiti, qui ancora la prima cittadina in quadrata e quindi ancora foto di rito. Cerimonia poi inaugurale con le autorità e la sfilata con tutti i rappresentanti dei vari paesi, le 34 nazioni. Riccardo Scalette, puntavi all'obiettivo grosso, ce l'hai fatta. Sì, l'obiettivo oggi ovviamente era vincere. Dopo queste 2 settimane di allenamento duro a Misurina non è ovviamente stato facile, però ho cercato di fare del mio meglio e di condurre una gara regolare. Queste allora le parole del vincitore Riccardo Scalette, che si è aggiudicata questa prima parte. Momenti di incontri alla 5 giorni, che significa, lo vediamo anche da queste immagini, valorizzare i prodotti enogastronomici del territorio. Questa è stata la serata di gala con la presenza del grillo Maurilio De Zolt, campione olimpico che viene da questo territorio. E lo abbiamo visto in quadrato, infatti, immagini belle, suggestive dall'alto. Ora torniamo giù coi piedi per terra, è il caso di dire, visto che abbiamo visto proprio i piedi dei concorrenti inquadrati tra i fili d'erba di questa zona. Seconda giornata per quanto riguarda la 5 giorni, ma prima le interviste. Pari de Grava, si lascia il centro cittadino e si entra in bosco. Le caratteristiche delle prossime gare? Sì, questa gara sarà in bosco, quindi molto più impegnativa rispetto alle gare che abbiamo in città. Oggi gara long, quindi ancora più dura, molto più fisica, terreno molto impegnativo per via del molto mosso e molta presenza di sassi, quindi muschi, alberi caduti, sassi, rocce, diventa molto più fisica e impegnativa rispetto al cittadino di ieri, e soprattutto i concorrenti non dovranno lasciarsi distrarre da questi spettacolari scenari. Queste le parole di Pari de Grava, il tracciatore di questa seconda prova, la long nella zona del lago di Misurina. Mi veniva in mente una cosa, diceva sassi, muschi, alberi caduti, e qui da queste parti con la tempesta vaia di alberi caduti ce ne sono davvero tanti. Gli organizzatori hanno dovuto cambiare qualcosa o i tracciati sono rimasti quelli originali previsti, diciamo, già qualche mese fa? Qualche piccolo intervento, ma diciamo che sono state più altre le zone devastate dal maltempo. Ti segnalo, oltre a Mario Nuber, che è sicuramente una grande atleta, assieme a David Linsford, che anche lui è un grandissimo atleta, oggi vediamo in gara un'altra azzurra, eccola qua, che è Verena Troi, che ha anche il tempo di salutare, probabilmente è partita rilassata, ma in realtà lei è qui per fare molto bene, perché come sapete si sta preparando per i campionati mondiali e questi sono i suoi terreni. Non sono forse i terreni di Anacaglio, lo sono per Sebastian Inders. Sebastian Inders, che partecipa a tutte le prove, punta alla classifica generale. Ti devo però dire che Inders è qua assieme a Scalette e stanno svolgendo dei grossissimi volumi di allenamento. Infatti al termine delle gare, durante il pomeriggio, sostengono altre sessioni allenanti, quindi competono, ma hanno anche un extra, un impegno extra, che è quello dell'allenamento pomeridiano. Le loro gambe non saranno al meglio, però questo lavoro tornerà buono più avanti. E qui ancora belle immagini realizzate col drone, ci fanno vedere il sentiero su quale passano i concorrenti, ed anche il folto pubblico della 5 giorni assiepato proprio al limitare del bosco con tende e stuoini a seguire la prova. Ma attenzione, prova, e lo vedete perfettamente da queste immagini, che ha avuto uno svolgimento totalmente imprevedibile, con gli atleti che sono partiti con la festiva tipica delle giornate di fine giugno e hanno poi trovato condizioni estreme con chicchi e grandine, grossi come biglie, e anche tanto freddo, quindi tutto è cambiato.
Sì, diciamo che è stata una giornata imprevedibile, dove sono partiti, come hai detto tu, con il caldo e poi questa grandine insistente qua, Marion Huber che fa segnare il miglior tempo davanti a Verena Troi, una grandine insistente che è andata avanti per oltre mezz'ora. Abbiamo visto dei concorrenti quasi in ipotermia, però ti devo dire che l'organizzazione è stata di altissimo livello e la gara si è conclusa nel migliore dei modi e non è successo niente. Sono rimasto veramente meravigliato e faccio ancora i complimenti ai volontari che sono rimasti fuori a prendere l'acqua per portare avanti l'evento. Sebastian Indast non bene quest'oggi, perché il successo è andato allo svedese Victor Larsson, 70-57 il suo tempo, davanti al norvegese Johansson e all'altro svedese Ekvall. Bravo il piemontese Michele Caraglio che ha strappato un ottimo quarto posto, e qua vediamo proprio la classifica al maschile, non brillante come dicevamo, Sebastian Indest che è qui in cadore per puntare alla classifica generale. Questa è la classifica femminile: Marion Huber, Verena Troi e poi la svizzera Czerny. Questa è la classifica generale dopo il secondo giorno. Classifica generale che vede però comunque Indest al quarto posto e noi speriamo che lui possa pian pianino guadagnare qualche secondo e posizione preziosa anche per il suo morale, insomma. Assolutamente, anche per il morale di tutti gli azzurri, ed è tempo di premiazione per chi si è distinto al termine di una giornata, possiamo dirlo, Pietro, davvero molto molto difficile. Una particolarità sul vincitore di oggi: lui è uno dei pochi atleti che pratica sia la mountain bike orienteering che la corsa orientamento. Io gli ho chiesto: sono molti gli atleti che fanno questa cosa ad alto livello? No, solo io. Quindi ha proprio una peculiarità importante. Una scelta ben precisa. E qui siamo arrivati al giorno 3 di gare, caro Pietro, e siamo sempre nella zona del lago di Misurina, giusto? Sì, siamo ancora nella zona del lago di Misurina, siamo sempre in questo bellissimo bosco. I protagonisti abbiamo, ecco qua, ecco, Alice Hugson, anche lei è una delle grandi protagoniste. Abbiamo iniziato a familiarizzare con questi volti. Attenzione, perché nel bosco si può trovare ancora delle chiazze proprio di grandine che è rimasta nella notte, quindi oggi ci sono delle piccole difficoltà extra. Attenzione dove mettiamo i piedi. La prova che state seguendo, gentili telespettatori di Rai Sport, è valida per la terza giornata della 5 giorni di Auronzo di Cadore, 5 giorni di orienteering. Ovviamente siamo in provincia di Belluno Veneto, il tracciato di questa prova è di Marco Bezzi, fasi molto concitate. Eccola qui la grandine di cui parlava ancora Pietro, caduta abbondantemente al giorno 2, nella giornata precedente di questa 5 giorni. Emiliano Corona, GS Pavione. Emiliano Corona che qua guida un gruppo di circa 30 ragazzi, sono i ragazzi del progetto Regioni e assieme al folto gruppo di volontari, un centinaio di volontari, sono due dei progetti che gli organizzatori hanno portato avanti: il progetto Regioni per valorizzare i giovani e il progetto dei volontari per formare delle forze che andranno poi a organizzare i grandi eventi in futuro. Mair Felix, Janne Kahelin, prima abbiamo visto Heidi Ostlid per questa middle distance che è la prova forse per eccellenza di questa 5 giorni che vediamo, è stata dominata quest'oggi dagli stranieri nella categoria elite maschile. Successo per lo svedese David Linkfors, eccolo qui che sta proprio arrivando, 49.09 il suo tempo davanti al connazionale Ekvall, il norvegese Johansson, quarto posto per Sebastian Indest, a 2:30 tra le donne. Eccola qui, ha vinto invece la norvegese Heidi Østlid davanti Ellis Haxon e Veltzin in terza posizione. Qualche difficoltà invece per Anna Caglio che ha chiuso decima, e questa è la classifica generale dopo il terzo giorno. Sì, abbiamo visto arrivare anche Luciano Sonda, che è un, dobbiamo ringraziare per le immagini dal drone, così come Tommaso Scalete e Aaron Gaio. E abbiamo visto che intanto nella generale Sebastian Indest occupa il terzo posto a 5:02, questo forse è un aspetto avanti da sottolineare, no? Sì. Visto che ci si augurava un suo arrivo verso il podio. La voce dei protagonisti, poi torniamo. Heidi Hosling viene dalla Norvegia e oggi ha vinto qui alle Tre Cime di Lavaredo.
Sì, sono soddisfatto della mia gara. Ho fatto alcuni errori, ma era una gara molto esigente e tecnica. Sì, sono comunque abbastanza soddisfatta. Il vincitore della Middle è David Linkfors. Complimenti, grande prestazione. Parlaci di te, le tue ambizioni. È stata una gara abbastanza buona, mentre ieri è stata terribile. Ho fatto alcuni errori e oggi invece sono molto soddisfatto. Ecco una grossa sorpresa. Grandissimo ospite a questa 5 giorni di orienteering qui in Cadore, Maurilio De Zolt, che ha scoperto uno sport che forse conosceva già. Ma diciamo lo conoscevo, vedevo gli altri a fare, per me sarebbe piaciuto fare perché su il nord, sapendo, ti sai trovare alla pista di ritorno. Invece qualche volta conoscevo solo la pista di fondo, se non trovavo le bandierine ci avevo problemi per ritornare alle baracche. Una bella cosa quello di sapere fare questo tipo di sport, perché insieme hanno già i ragazzi al nord e sai come orientarti, almeno non ti parli come magari mi perdevo io. Tante medaglie, tanti ricordi, gli italiani hanno ancora negli occhi e nel cuore Lillehammer. Sì, diciamo, per me era un sogno vincere l'oro alle Olimpiadi. Ero arrivato secondo due volte e a Lillehammer con tutta quella gente, la partecipazione anche di pubblico che c'era. Ho coronato un sogno che ho sognato da piccolo. Silvio Fauner, un amico o più un rivale? Diciamo uno dei più giovani della terza generazione, ero fra i più vecchi, è stato quello che ha coronato il mio sogno, perché era l'unico che poteva riuscire a battere il norvegese Daly, diciamo, che era il più in forma allo sprint. Grillo De Zolt, un grande amico o un grande rivale? Tutte e due, ma ne aggiungerei una terza, anche un grande idolo. Allora, le voci di Maurilio De Zolt e Silvio Fauner ci introducono al quarto giorno di questa intensissima 5 giorni di Auronzo. Sì, Silvio Fauner e Maurilio De Zolt che ci hanno aperto il loro territorio, addirittura De Zolt ci ha ospitato a casa sua e ha ricevuto anche un campione del mondo dell'orienteering come Jørgen Mortensen. Abbiamo visto l'incontro, il tracciatore. Maurizio Ongania ci spiega questo importante cambiamento, si passa da Misurina al Comelico. Sì, ecco, fondamentalmente è un terreno più percorribile questo della Val Grande di Padova. C'erano discorsi che dicevano che assomigliava un po' alle belle parti del Consiglio del Veneto, che è molto percorribile, c'è poca vegetazione in terra, si vede bene tutti gli elementi, sassi, cocuzzoli, si vedono più facilmente. Abbiamo sentito dunque le parole del tracciatore ed ora sappiamo che cosa andranno incontro gli atleti ormai stanchi in questa quarta giornata, prova sostanzialmente divisa in due parti, quella della Val Grande di Padova nel Comelico, la prima dove si può correre e la seconda con una tipologia di terreno diversa, un po' più difficile da affrontare, a fare la differenza, visto che siamo per l'appunto alla quarta giornata di gare, saranno anche le gambe che per molti non avranno proprio il massimo della brillantezza. Qui inquadrato Victor Larsson, uno dei grandi favoriti, diciamo anche la stanchezza farà la sua parte, no? Visto che è la quarta giornata di gara. Beh, assolutamente sì, per motivi vari. C'è chi sta lottando con tutte le forze per arrivare a questo successo della classifica finale, c'è, abbiamo visto, che invece si sta preparando e quindi sostiene anche e carichi extra di lavoro, c'è chi come Heidi Hosted che invece oggi disputa la sua ultima tappa perché purtroppo deve rientrare in patria per impegni di famiglia presi, semplicemente ha un matrimonio in vista e quindi lascia questo grande evento, però è stata fin qui protagonista come Lotte Markussen, che è prima, lei ha solo 18 anni, fa parte della nazionale junior danese, è una grandissima veramente che sta venendo avanti e noi italiani siamo stati onorati di averla qui con noi. Quarta giornata, Victor Larsson allora in questo momento in quadrato, operatore che anche in questo caso deve fare un
metterci un supplemento in più, perché bisogna stare alle spalle di questo atleta, quindi c'è bisogno di correre, c'è bisogno di faticare un po'. La lanterna l'ha trovata, Victor Larsson, e va ancora via veloce Marion Huber, anche lei sicuramente una delle migliori interpreti di questa disciplina, presenti qui nella zona di Auronzo di Cadore e nel Comelico per questa 5 giorni italiana. Beh, ti posso raccontare una difficoltà nella lavorazione sul campo, nel senso nel lavoro di raccolta delle immagini, perché prova a pensare, individuare questi concorrenti fra mille altri che competono, quindi non è stato semplice. Ringrazio tutto lo staff che ha lavorato a questa produzione. Sicuramente non è mai semplice realizzare le immagini dello sport. Victor Larsson ancora in quadrato, grande prova fino a questo momento per il ragazzo di Erla IF, che sta davvero dando fondo a tutte le sue energie per primeggiare. Ancora i panorami bellissimi della zona, e questo è Federico Bonini, Asco Lugano, e qui andiamo oltre confine, andiamo in Svizzera. Sì, tanti gli svizzeri presenti, ogni mattina con due pulmini li vedevamo arrivare. Arriva qua Sebastian Inders, che continua con questo suo lavoro di rimonta, sta proprio lavorando ai fianchi gli avversari. Qua oggi Riccardo Scalet, che non ha il numero perché è presente solo per allenarsi. Ti faccio però notare che ha fatto registrare un tempo che è di circa 2 minuti più basso rispetto a quello del vincitore, quindi è stato molto bravo. Un grande Riccardo Scalet, peccato oggi allora senza pettorale, perché davvero poteva dire la sua. Alice Hackson e poi Ivano Bettega, Progetto Regioni, come ha già spiegato ampiamente il nostro Pietro Illarietti. Marion Huber allora ancora, che ormai sta arrivando un po' sconsolata oggi, Marion Huber, sì. Ingunn Veldsien, che invece va a vincere questa prova al femminile, oro per la norvegese Veldsien in 41.03, che però non compete per la graduatoria generale, non avendo terminato la seconda tappa. Argento per l'altra norvegese, eccola, Sikland, mentre un terzo posto, bronzo per la danese Lotte Markussen, di cui abbiamo già detto, e dominio straniero in questa 5 giorni, quarta prova anche al maschile, con successo per Ekvall 46.04 davanti al norvegese Johansson e allo svedese Linkfors. Giù dal podio l'azzurro Sebastian Inders, che abbiamo visto arrivare prima, che ora è però risalito di un gradino nella generale. Eccole qua intanto la classifica di tappa: Backlund, Johnson, Linkfoss, Veldsien e poi via via tutte le altre. Questa è la classifica generale al maschile, con Inders che è terzo e quindi sta scalando la classifica generale. Sì, come hai visto, tra le donne la Lotte Markussen è oramai saldamente prima, deve tenere ancora duro per questa tappa. Finalmente bellissimo sole qui a Padova, una piazza che ci ha accolto nel migliore dei modi. Marion Huber pronta oggi, le sembra molto aggressiva, così come Elias Backlund. Vedremo se oggi il nostro Sebastian Inders riuscirà nel suo tentativo di rimonta disperata. Invece è sempre sorridente Lotte. Ecco qua ancora fase di partenza, tracciatore di giornata Marco Bezzi, si corre su un terreno boschivo molto apprezzato per la sua scorrevolezza. Per l'ultima prova i concorrenti dovranno cimentarsi col sole e una temperatura di circa 30 gradi, che per essere in quota insomma non è neanche poco, no? No, non è neanche poco, però il bosco, come vedi, è ben ombreggiato. Vorrei farti notare invece questo passaggio: c'è l'attraversamento, i volontari che stanno fermando ovviamente il traffico. Si passa quindi dall'asfalto a questa stradina sterrata, si gira, lei prende il prato, che però via via diventa meno percorribile, e poi si addentra nel bosco, che diventa pian piano sempre più fitto, per andare alla ricerca
ricerca di una lanterna veramente nascosta, poi con tutti gli ostacoli del caso, come i soliti rametti che cascano, eccetera. Quindi insomma il tracciatore di giornata Marco Bezzi ha messo a dura prova questi atleti per la tappa conclusiva della 5 giorni in quella di Auronzo, Lago di Misurina, Comelico, insomma in quelle che sono le Dolomiti della zona del Bellunese in Veneto, e qui si entra proprio davvero nel fitto del bosco, come sottolineava Pietro Ilarieti, per cercare queste lanterne nascoste qui a alcuni angoli appunto della zona del paese e della zona anche di Padola, e i vari speaker e organizzatori che hanno messo in piedi questa 5 giorni. Sì, vorrei sottolineare che poi al traguardo sono presenti anche degli artigiani che lavorano in legno e producono le maschere del famoso carnevale di cui abbiamo parlato prima, e mi hanno spiegato che queste maschere con questi profili molto accentuati vanno a riprendere quello che è il profilo della montagna, quindi una cosa molto molto interessante che richiede poi per la sua produzione anche molte ore di lavoro e poi di sia anche di svuotamento dello stesso pezzo di legno che viene prodotto, la verniciatura, eccetera. Attenzione, Sebastian Indes, Park World Tour Italia, che cerca bravo, di risalire in classifica generale. L'azzurro Indes cerca nell'impresa della rimonta. Sì. Oggi è secondo nella classifica di oggi e vediamo se riuscirà in questa super impresa della remontada. E qui arrivano anche tutte le migliori per quanto riguarda la prova al femminile. E la Lotte Markusson è prima nella graduatoria generale, oggi è stata veramente brava, quindi diciamo e anche si è aggiudicata la tappa di oggi. David Linkfors, eccolo qua all'arrivo, anche lui stremato, molto affaticato dopo la prova che chiude questa 5 giorni. Ovviamente 5 giorni di gara sono anche veramente duri, no? Si sentono assolutamente nelle gambe. Questa è la classifica per quanto riguarda la tappa: Larsson, Inderst, Backlund per quanto riguarda i maschietti, e poi Lotte Markusson, Marion Huber, Ingunn Veldtsin per quanto riguarda invece le ragazze. Questa è la classifica generale finale. Secondo posto per Sebastian Indest, molto bravo, non lontanissimo dalla prima piazza, remontata non a riuscita metà. Però insomma secondo posto, mentre la Lotte Markusson vince la generale femminile. Sì, calcola che aveva ben 5 minuti di svantaggio. Eccoli qua i nostri artigiani con la maschera che stanno portando i due vincitori alle premiazioni. Premia in questo sono caso. Sono un po' preoccupati sì. I vincitori, devo dire. Probabilmente loro... Non sono particolarmente tranquilli e rilassati, Probabilmente, li vedo avvinghiati. Sì, loro sono sicuri del fatto loro, ma gli atleti sono un po' preoccupati. Premia in questo caso il presidente del comitato, Mauro Gazzero, che con Gabriele Viale ha dato vita a questa 5 giorni, ovviamente con tutto lo staff dei volontari, quasi 100. E c'era anche Valentino Ribul, presidente della Regola di Padola, per questa premiazione che si è svolta proprio in piazza Padola. Ma sentiamo la voce dei protagonisti ancora una volta. Lotte Markusson viene dalla Danimarca per vincere qui alla 5 giorni d'Italia. Sì, sono Lotte Markusson, vivo in Norvegia ma sono danese, gareggio nella nazionale junior. Sono molto soddisfatta di questa gara, e specialmente oggi è stata una prova molto buona, anche se ci sono stati alcuni errori. Sebastian Indest oggi non è riuscito alla rimonta, ma quasi sono riuscito a recuperare almeno un posto, mancavano ancora 2 minuti e mezzo al primo posto, però dai, un argento che ha comunque buon valore. Il bilancio federale FISO lo fa Sergio Anesi, commissario straordinario. Ma la manifestazione è senz'altro una manifestazione che vale per la grande ricaduta che ha in termini di immagine e anche sul territorio dove questa si svolge.
Abbiamo partecipato anche con ragazzi, proprio perché riteniamo che questo possa essere un inizio per poter far promozione e affinché i ragazzi possano un domani entrare nelle rispettive società e magari avere un ruolo anche di coorganizzatori per far crescere il movimento. L'ideale sarebbe che, come qui a Auronzo, potesse nascere una società di orientamento, visto che adesso ci sono le mappe, e potesse in qualche modo far avvicinare molte più persone al nostro sport. Tante gare, tante emozioni, siamo arrivati alla fine, il bilancio organizzativo. 5 tappe, 34 nazioni, 7.000 partenti, 10.000 pernotti, numeri importanti. A questo aggiungiamo un progetto regionale giovani nazionale con 38 ragazzi ad allenarsi qui con i migliori atleti e 100 volontari che si stanno formando in vista del grande mondiale 2022 che ospiterà l'Italia sul Gargano in Puglia. E state già guardando al futuro. Proiettati avanti, 2020, Fai della Paganella, Trentino, altra 5 Days, terza edizione, 29 giugno, 3 luglio 2020. Vi aspettiamo. E allora ci toccherà anche andare a Fai della Paganella in Trentino, Trentino che aveva già ospitato lo scorso anno Madonna di Campiglio da 5 giorni. È tutto, grazie Pietro Ilarietti. Grazie, è stata veramente una 5 giorni intensa e ricca di emozioni. A presto, ci vediamo in Primiero. Grazie per la collaborazione tecnica Roberto Lorenzi, grazie a voi gentili telespettatori di Rai Sport. A risentirci e arrivederci.